Bene, allora cominciamo, perché la serata sarà lunga, intensa, ci sono molte, molte cose, una lunga scaletta, adesso ve la elenco, così fate anche una scelta, se vi rimanete fino alla fine, io mi auguro che possiate rimanere fino alla fine, altrimenti scegliete le cose che più vi aggradano. Si comincia con un video sul 1977, sul marzo 77, è un video di immagini e di suoni. Immagini, parlo di foto, all'epoca non c'erano videocamere, quindi i compagni del movimento non facevano appunto riprese, facevano la squadra scientifica della questura, ma non siamo in possesso di queste. Noi abbiamo chiesto, ma non ce le hanno date. E quindi vi dovete accontentare delle foto, infatti sono le foto che vedete anche nella mostra. Questo video sovrappone le immagini del 77 a quelle di Genova. Fu un video, uno dei primi lavori fatti dal centro di documentazione Francesco Lorusso, Carlo Giuliani, qua di VAG, e quindi teneva conto di questi due aspetti, anche per cercare attraverso le immagini e i racconti, le narrazioni, di vedere anche delle cose in comune che ci furono tra questi due momenti di lotta molto, molto grossi nel nostro paese. Dopo il video, che dura 10-12 minuti, ci saranno delle letture sull'11 marzo. A questo punto si passa a un altro pezzo di storia che in qualche modo è stato legato alla generazione del 67. Quando la generazione del 67 aveva 15-16 anni e cominciò a cantare nelle osterie, nei cortei, una canzone, Morti di Reggio Emilia. Il documentario, Il Sole Contro, parla appunto dell'episodio del 7 luglio del 1960 a Reggio Emilia, dell'uccisione di operai da parte della polizia di Scelba. Dopodiché, dopo questa prima parte, ci sarà la parte finale della serata con un concerto della Balotta Continua, che è un gruppo che ha riarrangiato con la musica ska una serie di canzoni di lotta. È un gruppo molto combattente che darà una bella carica a una certa ora della serata. Detto questo, voglio dire due parole sul centro di documentazione Francesco Russo e Carlo Giuliani, che è qua al VAG, che ha raccolto nel corso di questi anni tantissimo materiale sulle lotte, sui movimenti degli anni 70. Recentemente, circa un mese e mezzo fa, il centro di documentazione è stato riconosciuto come archivio di interesse storico per il materiale che ha, perché è un materiale unico. Questo materiale è molto utile per trasmettere elementi di memoria che sono importanti dal nostro punto di vista rispetto anche alle nuove generazioni. Memoria che non è condivisa, di memoria partigiana, perché è la memoria dei movimenti, di chi ha fatto le lotte, di chi le ha costruite, di chi le ha organizzate. C'è moltissimo materiale, è iniziato il lavoro di digitalizzazione, ci vorranno degli anni. Se c'è qualcuno o qualcuna interessato a dare una mano, penso che sia una cosa molto divertente, interessante e utile. L'11 marzo di quest'anno c'è una piccola novità, che secondo me è una delle cose più positive di questa giornata, che è questa. Delle ragazze di 16-17 anni, studentesse della Laura Bassi, la scuola che in questi giorni è nell'occhio del ciclone per via dei poliziotti che entrano armati con i cani sul discorso della droga, che è una cosa pazzesca, che si stia verificando appunto nella scuola di Bologna. Bene, un gruppo di queste ragazze ha deciso di fare un cortometraggio sul 77 e ha cominciato a fare, sono le ragazze che fanno le riprese, sono le ragazze che hanno scritto i testi, sono le ragazze che faranno la regia e sono le ragazze che da qui a qualche mese produrranno questo cortometraggio. Quando sarà pronto lo presenteremo, ma penso che sia un aspetto importante appunto che delle ragazze di 16-17 anni abbiano sentito il bisogno di fare questa cosa. Non ho molto altro da aggiungere, se non il fatto che VAG, come vedete, molti di voi erano presenti anche negli altri anni,
continua l'11 marzo a fare delle cose, da quando questo posto è aperto, e continueremo anche per il futuro. Per questa altra, non tanto perché è il quarantennale, però quando ci sono ogni 10 anni succede qualcosa di particolare. Noi avremo un'idea, è un'idea che in qualche modo ci è venuta anche dall'esperienza delle resistenze cirenaiche, che è l'altro filone di ricostruzione di memoria storica legato più al periodo della lotta partigiana che in questi mesi abbiamo messo in piedi con altre realtà del quartiere, con il collettivo di scrittori Wuming, con il collettivo di scrittori Kaizen. E a proposito, il 21 aprile, il giorno della liberazione di Bologna, qua ci sarà un'iniziativa appunto fatta da resistenza cirenaica. Ecco, l'esperienza di resistenza cirenaica ci ha portato a sondare una cosa che forse non avevamo mai provato, ma che comunque è importante, che si possono costruire dei percorsi di memoria storica anche al di fuori di spazi come VAG, nel territorio. Quando abbiamo fatto il 27 di settembre dello scorso anno il primo trekking urbano con i Wuming in giro per il quartiere, si è formato quasi un corteo spontaneo, tanto grande e larga è stata la partecipazione. Bene, vorremmo fare questa cosa anche sul movimento del 77 quest'altro anno, e la prima cosa che ci è venuta in mente, poi ce ne verranno delle altre, è quella che di cominciare a lavorare perché l'11 marzo di quest'altro anno, che sabato, via Mascarella rimanga chiusa per tutta la giornata, e dentro quella strada fare iniziative che di solito facciamo all'interno degli spazi. Quindi pensateci, se la cosa può sembrare interessante cominciamo a lavorarci. C'è un collettivo di studenti di storia, in caso S, che sta lavorando con noi a costruire delle iniziative, e quindi insomma ci sono tutte le condizioni per fare qualcosa che valga la pena fare. Buona serata, cominciamo con il documentario su 77.